tutti i papi che si sono occupati di massoneria, quello che l'ha fatto con più completezza e con più reiterata costanza è senza dubbio stato Leone XIII, in particolare in un'enciclica meravigliosa che ha scritto nel 1884 e che si chiama Humanum Genus. Il Papa vuole analizzare tutte le caratteristiche delle sette per cercare di evitare che i cattolici cadano preda della loro propaganda. Scrive fra l'altro, in un linguaggio certo un po' complesso, ma scrive così: poiché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente uomini scaltriti e astuti, come coloro il cui animo è stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni, che vuol dire? Vuol dire che se qualcuno ha un animo distrutto dal dominio delle passioni, cioè se la nostra volontà non è esercitata a confrontarsi coi comandamenti, a confrontarsi col sesto comandamento in particolare da quando siamo piccoli, la nostra volontà è debolissima e quindi non abbiamo una spina dorsale che ci sostenga nella lotta contro le passioni. Ma se è così, se le passioni hanno già vinto, qualcuno che sa manipolare le passioni sa anche portare queste persone, il cui animo è distrutto dalle passioni, portare dove magari queste persone all'inizio non vorrebbero. Continua il Papa. Dice: poiché è così, sono state individuate nella setta dei massoni persone che dichiarano e propongono di usare ogni accorgimento e artificio per soddisfare la moltitudine di sfrenata licenza. Allora, la massoneria ha come obiettivo dominare. Per dominare deve convincere tutta la popolazione, il maggior numero di persone possibili, a vivere con sfrenata licenza, perché questo le mette in bocca al lupo, cioè alla massoneria stessa. Che le cose stiano così è noto perlomeno dal 1819, quando la polizia di Gregorio XVI, qualche anno più tardi, scopre i documenti della carboneria. L'istruzione permanente del 1819, indirizzata a tutte le vendite carbonare, suggerisce questa strategia. L'uomo ama le lunghe chiacchiere al caffè e assistere ozioso agli spettacoli. Intrattenetelo, lavoratelo con destrezza, fategli credere di essere importante, insegnategli poco a poco a avere disgusto delle occupazioni quotidiane. E così, dopo averlo separato da moglie e figli e dopo avergli mostrato quanto è faticoso vivere adempiendo ai propri doveri, inculcategli il desiderio di una vita diversa, cioè il desiderio di far parte degli uomini liberi, dei liberi muratori, liberi dal decalogo, liberi dal magistero, liberi. Questo la massoneria l'ha fatto con costanza tutt'oggi lo continua a fare. Chi ha propagandato dal 2 secoli fa, dal 1800, il divorzio, più tardi l'aborto, più tardi il nudismo, tutti questi movimenti che hanno come obiettivo togliere all'uomo la libertà della volontà.